Buongiorno a tutti! Allora, oggi eccoci qui con il video sui regalini che ho ricevuto al Modena Nerd. Allora, l'altra volta ho visto che eravate state contente, o meglio, alcune erano state contente perché facevo la ripresa proprio da qui, piuttosto che farmi vedere a me, perché si vedono molto meglio i regali. E effettivamente non avete tutti i torti. Fatemi sapere quindi qui sotto se preferite questo modo o quando mi faccio vedere io per farvi vedere i regali. Allora, prima dei regali volevo farvi vedere... Allora, calma. Io avevo acquistato quella borsa a coniglio che vi ho fatto vedere nel vlog. Non ve la faccio vedere perché è troppo grande e non riesco a inquadrarla. Poi Simo mi ha regalato questo Squirtle. Guardate quanto è carino, guardate le zampine. Oddio, è patatoso, sembra uno Tsum Tsum. E di conseguenza io mi sono andata a comprare Bulbasaur. Volevo anche Charmander, ma non c'era proprio. Mi sa che era finito fin da subito. E vabbè, niente, queste sono le, se non sbaglio, sono le uniche cose che ho comprato, cioè Bulbasaur, dopo aver ricevuto Squirtle, quanto è carino. Ok, basta. Bene, ora passiamo ai regali, sono tantissimi. Non ho fatto nessuna ripresa, mi sa, l'altra volta, ma tipo, sarebbe stato divertente se Simo mi avesse ripreso, perché mentre uscivo ero tipo incartata di regali, sembravo un albero di Natale. Allora, partiamo subito con il regalo di Gaia. Intanto per cominciare, prima di aprirlo, voglio farvi vedere le confezioni. Oh mio Dio. Ditemi se non sono bellissimi, mi dispiace aprirli. E vabbè, mi tocca purtroppo. No, bellissimo. Allora, dentro uno c'era una Yankee Candle. Ed è buonissima, molto fresca. Buona, buona. Poi in un altro, no vabbè, questi sono bellissimi, ti adoro. Ci sono un sacco di sticker fatti in casa. E sono bellissimi, io non li faccio quasi mai perché sono troppo pigre e non mi va di plastificare. E questi sono già tutti plastificati, quindi grazie. Non vedo l'ora di usarli. E nell'altro c'era, allora, questo deco tape. Sarebbe carino provare a farci un bracciale, adesso vedrò. E come cose creative anche due canes e questo stampino di silicone. Poi, una ragazza purtroppo non mi ha lasciato nessun bigliettino, quindi non so chi sia. Penso che siano della stessa persona questi. E allora c'è questo tamponcino che serve per fare i timbrini, diciamo, a forma di... I timbrini, no, perché vabbè, insomma, serve a fare le stelle ed è morbidino. E poi ci sono delle creazioni. Abbiamo l'una di Sailor Moon, che carina. Poi, allora ce la posso fare, un coniglietto, un cupcake e una fettina di torta. Poi in una borsina ci sono le cose di Deborah e Francesca. Allora c'è questa cover piena di brillantini, questo credo che sia uno Shopkins, ma non ne sono sicura, non sono molto esperta. E dentro a questa bellissima bustina, che carini, ci sono degli sticker. Allora, no vabbè, questi sono bellissimi, ma cos'è questo bellissimo gatto che si ingozza? No vabbè, questi sono bellissimi. Io bella zia, no vabbè, questi sono geniali. Poi ci sono questi con le emoji e c'è questa carta decorata che si può usare come si vuole, insomma, molto carina. Allora, come al solito, io per comodità mischio tutto quello che mi arriva in borsine, quindi non ci capisco mai niente in realtà. Spero di riuscire ad abbinare i regali alle persone giuste. Comunque, queste erano in una borsina, quindi non posso sbagliare. Giulia, Elena e Sofia mi hanno mandato moltissime loro creazioni. Allora, squishy, una valanga, come vedete, di creazioni in resina. Spero che si vedano tutte, almeno vagamente. E anche altre creazioni in fimo. Eccole qua. Riesco a far vedere tutte. Ok. Infine altre cosine, tipo questi pupazzini carini, questo portachiavi dei Minion e questo ciondolino con il dalmata della carica dei 101. Poi, allora, Aurora mi ha dato un sacco di pacchettini. Allora, ci sono un sacco di sue creazioni, penso, in gesso. Ce ne sono anche qui e ho paura di rompere tutto. Mamma mia, il gesso è fragilissimo. Poi qui altre cosine varie, mi sono appiccicato ovunque, braccialettini e cosine varie, vari tipi di post-it eccetera, tranquilli, questi non sono soldi veri. Questa c'era scritto che era per Simo. E vari oggetti di cancelleria e un sacco di altre cosine. Poi Arianna mi dà questo, anche questo block notes, come si chiama, e ci sono anche dei post-it qui. Poi questa era una delle sue prime creazioni in resina, si dovrebbe vedere già così anche perché non riesco ad aprire il pacchetto, ed è fatta con i glitter argentati, c'era scritto che era una delle prime. Un sacco di stickerini plastificati, che bello, la resina sarà contenta. E infine una marea di braccialettini.
come vedete. Poi in una bustina molto carina rosa, purtroppo non ho trovato nessun fogliettino, quindi non so il nome della persona che me li ha regalati. Comunque i pacchettini sono fatti così e dalla scrittura sembrerebbe una persona un pochino più grande, magari 15 anni, non lo so. Comunque, allora, c'erano questi stickers di Halloween, troppo carini, effettivamente gli stickers di Halloween li volevo. Poi questa scatolina, che adesso se riesco, l'ho aperta, sono un genio. Dentro c'è una di queste matite carinissime, si è incastrato un orecchino. Queste matite carinissime che si piegano, ce l'ho fatta. E alcuni orecchini molto 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 carini, grazie. Poi, sempre in questo pacchettino, c'erano questi due mini portafoto, che sono tra l'altro a calamita, bellissimo. Questi deco tape, fatti così. Vari sacchettini di materiale creativo, come vedete, elastici, occhi con la U, vabbè, pisla, perline. Delle gommine pucciose, questo sembra un taro. E delle creazioni in pisla e fimo, voglio vedere questo panda perché non si vede. Oh, che carino con gli occhioni! E questo è il fantasmino di Pac-Man. Poi Sofia mi regala, allora, questo cuoricino pelosino, questo deco tape molto strano, non lo so, una Yankee Candle, ha un odore molto dolce, buono. Alcune creazioni in fimo che sto cercando di tenere in equilibrio ma cadono tantissimo. Guardate che carine le dolline. E poi vabbè, c'è il dente tipo che è triste perché è cariato. Dai, queste sono troppo carine. Poi Veronica mi dà questo pacchettino in cui c'è questo, mio Dio, guardate quanto è carino. Che carino, è un gufo. Un gufo, un attimo. Questa è una coda di un procione. Tu sei un gufrocione? No, aspetta, gufrocione suona veramente male. Comunque un gufo procione o un progufo. Tu sei un progufo. È carinissimo, morbidissimo. Allora, adesso mi parte il panico perché tipo sto per aprire la roba che c'è in una borsa e questa borsa era enorme, quindi ci buttavo dentro tutto. Ci ho messo 6.000 regali e quindi sicuramente li mischierò tantissimo. Vabbè, le cose che sto per farvi vedere comunque erano in una borsina a parte, era chiusa, anche se era lì dentro. Allora, ci sono un sacco di creazioni in colla caldo che non ho messo a fuoco. Eccole qui, tutte con gli sticker pucciosi. Ci sono alcuni di questi che sono carinissimi. Guardate che carini. E no, si è incastrato. Vabbè, si è incastrato. Comunque sono carinissimi. Poi ci sono vari materiali creativi. Ecco qua, una matitina con un cupcake e questo stampo devo riuscire a pulirlo perché è un attimino pieno di glitter e voglio assolutamente provare ad usarlo. Oddio, mi sa che è un po' distrutto, vabbè, comunque vorrei provare ad usarlo perché sembrano dei fiocchi molto carini. E non c'era il nome, no, non c'era il nome purtroppo, non so chi devo ringraziare. Allora, Alessia mi ha dato dei disegni carinissimi e alcune creazioni e varie cosine, queste penso che siano in vetro. Francesca mi ha fatto questo disegno che, oh mio Dio, è incredibile, è bellissimo veramente. Oh, non sono senza parole. E poi mi ha disegnato con i capelli lilla. Bene, in un certo senso sono riuscita ad avere i capelli lilla, grazie. Allora, intanto mi sono fatta male aprendo una confezione. Ragazzi, vi adoro tantissimo. Se volete farmi i regali mi fa molto piacere, ma vi prego, non incartatemeli. Quando devo fare i video acquisti mi uccido. I video acquisti, sì, i video regali mi uccido. Comunque, Cecilia mi ha regalato, allora, un sacco di sue creazioni in pisla. Oh, che carini, pucciosini. Perline. Questo cosino che non so cos'è, ma oddio, è morbidissimo, lo squiscerò tutto il giorno. E una candelina che ha un odore molto strano, narciso, non lo so. Oddio, guardate questo! Christian mi regala questo che non è una creazione in pisla, o meglio, i pisla di solito sono tipo il triplo di grandezza. Non so cosa siano, li avevo visti anche in una bancarella alla fiera. È bellissimo, ma non so cosa sono, forse sono semplicemente sì dei pisla più piccoli. Comunque è bellissimo, guardate quanto è carino! Allora, questo pacchettino, non mi ricordo il nome della ragazza, come vedete è sbiadito quello che c'era scritto purtroppo, però me la ricordo, era in cosplay e me la ricordo, era dolcissima. Allora, mi dà, vabbè, questo coso è geniale, è bellissimo, questo è pieno di post-it, si possono togliere gli occhiali, è troppo carino. Poi, altri post-it carinissimi, un paio di deco tape. Mamma mia quanto sberluccica questo. E poi vari sacchettini con delle sue creazioni che credo che siano in colla a caldo, si vedono abbastanza bene.
questo penso che sia infimo. Vabbè, comunque, grazie mille. E Silvia mi dà, allora, questi due smaltini, questo lo uso già per la resina, che bello, ne ho un altro così quando finisce ce l'ho. E questo è bellissimo. No, un momento, la fotocamera sembra tendente all'arancione, dal vivo sembra tendente al marroncino. Vabbè, la fotocamera mi piglia per i fondelli, ma cose normali. E dicevo anche questo braccialettino e vari strass. Allora, questo cartellone, provo a farvelo vedere, è enorme, vedete? Cioè, guardate la mia mano, è proprio enorme. E dentro c'era anche un lecca lecca all'arancia, ottimo. Arancia e Coca-Cola sono i miei gusti preferiti per il lecca lecca, quindi perfetto. Poi, come cartelloni, dov'è? C'era questo anche un po' più piccolo. Eccolo qui, con tutti i disegnini. Questo è di Vero e Vale, è volata via una scatolina, ciao! Nell'altro penso che non ci siano scritti i nomi. E se trovo altri cartelloni ve li faccio vedere. Delle bimbe carinissime, mi avevano comprato in fiera questo che è da montare. È una Petite Chara, sono quelle piccole Sailor Moon. Questa è Sailor Pluto, anzi non è Sailor Pluto. Mi sento male, non mi ricordo il suo nome, non da Sailor, vabbè, potete uccidermi dopo questa, comunque è bellissima. Poi Rasia, si scrive proprio Rasia, giuro ve giuro, guardate. Rasia, si legge Asia con l'R davanti, quindi non ho sbagliato. Mi ha regalato in un pacchettino questi due. Questa è una creazione fatta da lei, appunto. E non ho capito bene di che cos'è. Sembra quasi infimo, non saprei. Mi sa che sul cartellone, perché erano sul fondo della borsa, ce ne fossero di più di questi. E vai, adoro le caramelle. Poi, questi, se non sbaglio, sono della stessa persona. Purtroppo me li aveva dati così, quindi non ho un fogliettino con il nome. Comunque, grazie. Poi, allora, io sto, vi dico, sto pescando le cose dal fondo della borsa, quindi in questa borsa non ci sono più bustine con nomi, penso, o ben poco, comunque. Comunque, insomma, ci sono degli sticker a forma di farfalla. In fiera mi hanno comprato questa, guardate quanto è carina! Una Twinkle Doll, si chiama Twinkle Doll? Sì, Twinkle Doll, ok. Dolly, vabbè. Che carina, guardate quanto è bellina! Poi, aha, qui c'è un bigliettino da Giulia per Erika, ok. E qui ci sono queste creazioni. No, mi sa che si è rotto un pezzo. No, scherzavo. Era una creazione minuscola. Eccole qua. Questo cos'è? Un ornitorinco. Ah, questa me la ricordo perché due ragazzine all'inizio mi sono andate proprio a comprarmi questo. Bellissimo, devo attaccarlo alle chiavi ora che l'ho fatto vedere nel video. Poi, oddio, questo davvero non so di chi possa essere. Ah, sì, ora me lo ricordo, mi ricordo com'era la ragazza e mi aveva detto che non voleva andare via senza avermi regalato niente, che dolce. Guardate quanto è bella, non so se l'ha comprata in fiera o se l'ha fatta lei, penso che l'abbia comprata in fiera, se non ricordo male. È la pozione antilupo di Harry Potter, è bellissima, oddio. Poi ci sono varie letterine, come vedete, che leggo in privato, queste ovviamente le tengo tutte e voglio appena ho tempo farci... tipo incollarle in un quaderno vuoto, incollarle tutte quante, visto che ero una valanga. Ah, e c'erano anche nella borsa questi qui, rosa quando sempre comodo, e questi occhietti e perline, stelline. Ok, sono riuscita a finire quella borsa piena di roba, quindi adesso passiamo a questo. Ti vogliamo bene da Aurora e Noemi, e oh mio Dio, guardate Antaro, carino, mamma mia, lo adoravo Antaro, madonna, mi piaceva troppo, no, basta. Ah, c'è anche qualcosa dentro, mi sa, perché si apre, poverino, si apre la schiena di Antaro, mi sento male, povero cricetino. No, avevano messo le creazioni dentro Antaro, poverino. Wow, che carine, guardate questa ciambella, carina. E il cioccolato bianco che non riesco a tirar su. Allora, Chiara, allora intanto c'è questo, che è una specie di quadernino fatto da lei. Poi mi ha riempito di pupazzini, guardate che carini. Allora, c'è questo coniglietto, questa emoji, una tartaruga marina, guardate quanto è bellina questa. Poi ci sono due fermagli, mollette, come chiamarle, con i fiorellini. Oddio, ma che bellina, una pinzatrice fatta in legno. E infine questo è un porta memo, porta qualcosa, a forma di farfalla in legno. Allora, questa bustina è di una ragazza che purtroppo non mi ha lasciato un nome. Comunque, se sei tu, ricordati, ecco, questo è il tuo bigliettino. E poi mi ha fatto questo disegno, siete tu e Simo, che carini. E poi ci sono varie cose particolari che ha fatto lei, in modo creativo. Allora, questo mi sa che avevo usato anche io questo metodo una volta, tipo l'incisione sul... oddio, come si chiama? Non lo so, questa specie di lastra di ferro.
Poi c'è questa che è una Sailor Moon da attaccare ai vetri. Ci sono varie cose creative, stickers, glitter, eccetera. Oh, ma che carino, quanto è morbido questo cosino, sembra un barboncino. Questo secondo me piace a mia madre. E questi sono per mia mamma, c'è scritto, e sono delle Biro. Ah, e poi c'è un sacchettino con varie creazioni. Eccole qua. Poi Matilde e Francesca mi hanno dato varie cose creative fatte da loro. Allora, ve le faccio vedere un po' alla svelta perché sono tante. Questo video secondo me sta durando tipo 16 ore. Eccole qua. Poi ci sono delle creazioni in gesso, penso. Eccole qui. E infine altre cosine. Come vedete non finiscono più. E questo pacchettino con questi pistola con colori molto strani. Sono perlati, che belli. Poi Yasmin mi regala questo mega braccialetto fatto di aiuto, di elastici, e queste due che sono aperte e ci sono, dov'è? Vabbè, insomma, Sailor Mercury, eccola qui, molto carina, e Milord. Ah, non riesco a tirarlo fuori, si è incastrato il mantello, ok, eccolo qua. Allora, tutte queste creazioni, cosine che vedete, sono di una ragazza che però purtroppo non so come si chiama, perché anche se si è firmata è scritto un po' male, quindi non ho capito il suo nome. Allora, queste creazioni sono di Viola, insieme anche a questo, che è tipo un follettino, un sacchettino pieno di stickers, un sacco di pistola semi-trasparenti e questa scatolina con cose varie. Giada mi regala vari anellini, collanine, mi vola via tutto. Questa è una conchiglia, questa è una rosa. Poi, sa che mi piacciono le galatine, che buone. Poi, questo decotape molto carino, ce l'ho uguale in rosa e questo è giallo. Poi, questi decotape in queste confezioni molto, molto da scotch. E, vabbè, si sono attaccati degli sticker alla Yankee. Comunque c'è un'altra Yankee. Oh, com'è buona, ma è possibile che sono tutte buone le Yankee, ragazzi? Alcuni stickers. Allora, Isabella mi dà queste due scatoline con dentro, allora, uno smalto arancione, glitter, braccialettino e varie altre cosine. Che carino! E in quest'altro invece cosa c'è? Allora, questo cos'è? Sembrava tipo un mini lip gloss, sì, esatto, con due lati. Anche qui braccialettini e collanine. Mi vola via tutto come al solito. Ok, mancano un paio di pacchettini e altri cartelloni e disegni che vi faccio vedere dopo. Allora, Riccardo mi dà questa scatolina bellissima a forma di cupcake. E dentro, aspettate, dentro c'è qualcosa. No, che bello, un burro cacao al lampone della Yves Rocher, che buono, grazie. E anche questo orsacchiottino, secondo me è fatto a mano, è bellissimo. Che carino, grazie. Infine, come ultima scatolina, c'è questa trasparente. Oddio, cominciamo a far cadere la roba. Allora, c'è questo animaletto troppo carino. Questa è Hello Kitty. Ah, questo regalo è da Aurora, c'è scritto sulla confezione. Poi c'è questa creazione in pisla e un'altra Hello Kitty un po' più grandina. Infine, mancano gli ultimi disegni. Allora, abbiamo questo, molto bello. E se non sbaglio dalla stessa persona c'è anche questo. Quanto ci hai messo per fare questo disegno, mio Dio. Poi da Francesca e Matilde c'è questo che è quasi un cartellone. Poi questo troppo carino, cavolo, l'ho piegato, l'ho rovinato, sono stupida. Questo disegno e infine questo cartellone. Di tutte le persone, tu sei la migliore. Oh, che carina. Bene, allora, non so quanto durerà questo video. Io ci ho messo delle ore a registrarlo. Vi dico, quando arriverò ad avere troppi regali, temo che non riuscirò più a fare questo tipo di video, perché cominciano ad essere veramente, veramente tantissimi. E niente, spero che comunque vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo, tantissimo, tutti siete sempre dolcissimi, vi adoro tantissimo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!